Se l'uomo è peccatore, ha bisogno di un Salvatore. Gesù Cristo venne su questa terra proprio per adempiere alla sua missione di Salvatore. Il Padre ha mandato il Figliuolo per essere il Salvatore del mondo. Prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 4, verso 14. Solo il Figlio di Dio e nessun altro poteva essere il Salvatore degli uomini. Salvezza significa liberazione dal peccato, e poiché abbiamo visto che le conseguenze principali del peccato sono tre, salvezza vuol dire liberazione dell'uomo da quelle tre conseguenze. Per mezzo di Gesù nostro Salvatore possiamo essere richiamati dal nostro esilio e riconciliati con Dio il Padre Celeste, possiamo essere liberati dalla schiavitù morale e può essere ripristinata la comunione di amore che era stata soppiantata dalle antiche discordie. Cristo ha reso possibile il primo aspetto della salvezza con la sua morte, il secondo col dono del suo Spirito e il terzo fondando la sua Chiesa.